Marsalam o Sharm el Sheikh? Sharm el Sheikh. Sì. Servizi locali, servizi all'interno dell'hotel completamente diversi, più curati. E poi voi. Escursioni. Quindi, ma scusa, ma Marsa per il mare non è piaciuta di più? No. Non c'è il reef, meno dovevamo nel villaggio, non c'era il reef vicino ai villaggi, invece qua, bene o male, quelle due volte che mi ricordo, quando sono venuti 18 anni fa e adesso, c'è il reef molto più bello qua vicino al villaggio. Stavate al Cerno, che è un buon hotel, presenza italiana. Buon hotel, quello niente da dire, un po' vecchiotto però con tutti i servizi, però il reef non, l'acqua non era così limpida, fa una marina poca. Quindi siete stati molto magliasciati. Sì. Tu da donna fastidi ne hai avuto? No, assolutamente no. Sentire energie strane? No, nessuna cosa strana. Al Farsha avete fatto? Che è successo al Farsha? No, al Farsha c'è stato il delirio, un'ora e mezza di coda, una ressa e comunque non siamo riusciti a entrare. E poi è ottobre, cioè manco di che fosse agosto. Continua a arrivare gente, il problema è quello, io non oso pensare adesso cosa c'è nell'entrare. Senti, invece dimmi, cioè Gemma versus Piramisa, sono due città diverse, però... Piramisa bisogna... sta ancora finendo di lavorare, i lavori, però tanta roba. Meglio del Gemma. Meglio, sì. Anche la barriera coreana mi è piaciuta di più? Sì. Senti, un consiglio per chi viene a Sharm la prima volta? Contattate esatto. Omar. Contattate sì. Omar. Si possono guardare i video che sono gratuiti. Allora, tu hai prenotato l'hotel con noi. Sì. Hai sentito la nostra presenza, la presenza di quest'uomo? Sì. Sentita. Assolutamente sì. E poi per qualsiasi bisogno facciamo un messaggio e rispondete subito, quindi guai. Io posso solo che parlare bene, 2 anni che sai guardo. La camera assomiglia a Kevin Spacey un po'. Un attimo, me l'hai ricordato. Non ti piace che mi spesi? Non mi ci vede. No, così, no, c'hai ragione, in camera è proprio lui. In camera ci assomiglia. Allora, è uno dei miei attori preferiti. Oh. È un mostro. Grazie. Ragazzi, grazie per aver condiviso la vostra esperienza con voi. Hai prenotato l'albergo con noi, quindi poi se fai le Maldive pure prenoti con noi. Va bene. Ragazzi, ricordatevi che noi abbiamo un'agenzia su tutto il mondo, quindi qualsiasi parte, perché mi devo comprare un'altra maglietta. Guardate con che vestiti vado fuori. Quindi mi raccomando, prenotate da Buongiorno Egitto. Grazie, mi fa piacere. Una cosa negativa diciamolo, perché sennò dice Omar e poi li paga per dire cose positive. No, per ora. No, di Sharm, che ne so, una cosa miglioreresti, una cosa che. Far prenotare gli ingressi al Farsha. A pagamento, dici? Anche a pagamento, tanto guadagna lo stesso. Con la gente che c'è. Però perlomeno uno non spende un'ora e mezza o due di tempo. Ciao, guardate chi è arrivato. Ciao Marco. Il Papa è arrivato. Va bene, grazie ragazzi. Sì, ma in spiaggia lo prendono. Se voi volete, io consiglio di andare in spiaggia, perché in spiaggia puoi prenotare. E quindi, se vuoi, quando parti? Partiamo martedì. Sì, io quello che consiglio sempre. Non hai visto il video? Sì, infatti quando ero lì in mezzo alla ressa mi è venuto in mente il video, le parole di Omar, ho detto forse era meglio prenotare. Paolo, piacere. Ciao Valentina. Sì, ciao Valentina. Perché di giorno non c'è quella ressa e comunque il posto c'è una bella spiaggia. La spiaggia, come dici sempre te, è la migliore di Sharm e questo l'ho potuto vedere con i miei occhi. Aspetta, a livello di colori, perché a livello di snorkeling come state voi è molto meglio. C'è bella. Bella. Però a livello visivo è molto bello. Vabbè, sei ancora in tempo a andarci. Abbiamo tutto il tempo. Potete andarci verso le mezze due dopo pranzo. Adesso abbiamo 2 giorni con voi. Quindi okay, di escursioni. Escursioni. Dici. Andiamo al Cairo sabato. Sì. Aereo? In aereo. Ah, sì. Bravo. Sì. E venerdì domani andiamo a fare l'isola che non c'è. Con l'immersione. Ah ok, domani è bello. E dopo abbiamo giornata. Domenica, lunedì e martedì, se la moglie mi lascia, vediamo di prenotare, di andare. Grazie ragazzi, grazie mille. Grazie a voi. Buona vacanza.